Buongiorno a tutti cari telespettatori, oggi siamo qua per la prima puntata del TG Villa di Verzuolo, solo notizie belle. Eccoci qua, la gastronomia sale e pepe di Verzuolo e con questo magnifico piatto. Denise, cosa sono? Dunque, questo è il piatto tipico della Valvarata, le ravioles appunto della Valvarata. È un gnocco, praticamente la sostanza e il contenuto è la stessa identica cosa del gnocco classico, ossia la patata, viene fatto un preparato con patate bollite, all'interno della patata viene messo il tipico tomino della Valvarata, nello specifico tomino del mare. L'impasto della patata viene amalgamato con il tomino, lavorato fino al totale sciogimento e dopodiché viene fatto a pezzettini, come un gnocchetto classico, e allungato a mano rendendolo proprio questa tipica forma che noi vediamo qui in questo momento. Viene poi condito con del burro fuso, spadellato, con un cucchiaio di panna e del grano. Ma direi che è una vera delizia e noi abbiamo anche una notizia bomba per tutti i nostri telespettatori. Dove potranno degustarla questa ravioles? Sabato 26 marzo e domenica 27 marzo a Lagnasco. Esattamente, saremo a Frutti in Fiore in piazza Umberto I, dove per l'intera giornata di sabato e domenica li potrete gustare a pranzo, cena, già belle pronti, ma anche acquistarli per portarli a casa e degustarli nei giorni successivi. Quindi vi aspettiamo a Lagnasco numerosissimi!